Io sono Riccardo Reina, regista dello spettacolo Polvere, che va in scena con gli attori Giulio Bellotto e Annalisa Esposito. Polvere è uno spettacolo senza parole, di cui la mia difficoltà di solito nelle interviste è riuscire a rendere parole quello che con così tanta fatica siamo riusciti a costruire senza l'ausilio delle parole. Ed è uno spettacolo appunto di teatro di figura, quindi che lavora sull'immagine. È uno studio in realtà ancora, non proprio uno spettacolo completo, uno studio nato nel contesto di un corso appunto di teatro di figura, corso chiamato Animateria, che è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. E durante questo corso abbiamo avuto la possibilità di incontrare uno scultore e quindi da lì è nato il progetto di mandare avanti una ricerca appunto su ciò che significa la forma, ciò che significa la materia. Qual è il confine tra le due, quale può essere davvero il senso delle immagini, soprattutto in quest'epoca in cui l'immagine domina in ogni codice culturale. E quindi abbiamo eletto la polvere come materiale perché la polvere appunto è quasi una metafora universale, cioè può significare davvero qualunque cosa, dalla vita alla morte, al tempo che passa, alla malattia, a ciò che è estraneo e che è invisibile, a ciò a cui non diamo valore, ma che al contempo ci costituisce e costituisce ogni cosa, a quello appunto tramite cui ogni cosa si trasforma in un'altra, e quindi la metamorfosi, la trasformazione, che sono poi, diciamo così, le cifre dell'arte teatrale per come noi la vediamo. E quindi da qui abbiamo sviluppato questo studio, esplorando questa materia in tutte le sue possibilità.